interessi economici devono continuare ad andare avanti. Signori, scusatemi, divide et impera. Il governo ne ha fatto il suo leitmotiv per un semplice motivo: sta succedendo qualcosa di deplorevole. In questa piazza ci sono vaccinati e non vaccinati. Non ho mai chiamato nessuno covidiota, perché anzi io ho pietà per quelle persone e mi dispiace, perché io rispetto le loro paure. Quando mi dicono: ma tu entri e metti la mascherina da qualche parte? Sì, perché dall'altro lato c'è uno che ha il terrore. Allora io che faccio? Mi metto la mascherina, mi ci avvicino e gli spiego perché non deve avere paura, e dopodiché se la leva con me lui. Non sono un medico, ma da un anno e mezzo sono un piccolo imprenditore di Palermo, un imprenditore che lo potete vedere perché non si è piegato alla mafia, mi hanno sparato contro, ho denunciato il mondo, li ho massacrati, mi hanno nominato socio onorario del Parlamento Internazionale della Legalità, perché io vivo di legalità e di legge, e a chi mi accusa di essere un criminale solo perché ho delle idee differenti dalle loro, lo mando a quel paese e vorrei un applauso da parte vostra, perché ogni persona come me merita di avere udienza. Io mi reputo come tutti voi una persona dotata di raziocinio che si fa delle domande a cui dovrebbero seguire delle risposte, e invece come tale due sì, no vax. Nel no vax, alias essere decerebrato, ignorante, pericoloso, nemico della società. Le persone per ora vogliono che il vaccinato guardi il non vaccinato nella speranza che finisca ricoverato per dire: hai visto, te l'avevo detto. Il non vaccinato guarda il vaccinato, spero che muori, così avevo ragione. Ma che gioco stiamo facendo? Cosa gli stiamo permettendo a queste persone? Gli uni contro gli altri. Vediamo le forze degli ordini come nemiche nostre, sono i nostri amici, sono quelli che quando abbiamo sempre avuto paura ci rassicurava la loro presenza, perché correvano in nostro aiuto, ora ce li fanno vedere come i nostri nemici. Non è così, signori, e vi dico una cosa, io sto chiamando tutte le forze dell'ordine, 6.400 si sono unite a me, signori, perché cominciano a farsi delle domande. Sono persone coscienziose, non che le altre non lo siano, ma forse sono meno informate, sapete perché? Perché il poliziotto, il carabiniere, il finanziere, quello che corre in vostro aiuto, esce da casa chiedendo a Dio che lo protegga per poter tornare a vedere i suoi figli a casa. Oggi il poliziotto avrà un altro problema, di chiedere a Dio di proteggere i suoi figli, perché magari tornerà a casa e non li troverà più, perché il vaccino li avrà sterminati, probabilmente. Ho chiesto udienza a Mattarella, a Draghi, a Speranza. Abbiamo fatto, ve lo dico subito così lo sapete, 6 mesi sono stato appresso a una persona che si chiama Pier Francesco Belli, una persona con cui ho pure anche litigato umanamente, ma che è un genio, un mostro sacro, il quale ha fatto un lavoro assurdo. Ora io vi distribuirò questi fogli, scusatemi, chiedo ai miei collaboratori di distribuirli. Noi abbiamo non illazioni, teorie, supposizioni o ipotesi, abbiamo un lavoro che fa paura, dove viene smascherato con documenti in mano come sia stato tutto un raggiro, un inganno, e lo dico in una piazza pubblica pronta a farmi denunciare ed arrestare, ma abbiamo 120 allegati a una denuncia epocale sulla base dell'eccellente lavoro del professor Belli e tradotto dalla dottoressa Rosanna, che è una combattente nata, Rosanna Esposito. Ogni procura ha in mano questo e si sta chiedendo cosa sia. È il più grande inganno e raggiro di tutti i tempi. Non che le persone non si ammalino
perché io non sono un dottore e mai vi dirò qualcosa di medico, ma siccome io sono uno di quelli che dà una vita, sono un antifarmaco, il nemico della casa farmaceutica, e sono sano come un pesce, non prendo farmaci, giro tutto il mondo, non ho mai messo mascherine, sono tra la gente, in mezzo a voi, mangio e dormo ovunque, forse il mio sistema immunitario si attiva. Ma allora scusatemi, non dobbiamo avere paura, no, dobbiamo considerare nella scienza della medicina che oggi c'è. Non mi venite a dire le pandemie di 100 anni fa, 100 anni fa non c'erano i farmaci di oggi, non si potevano reperire con la velocità di oggi, era tutta una situazione diversa. Oggi qua spiegatemi perché, e lo chiedo a voi, un medico che porta prove, che salva pazienti, deve essere radiato dall'ordine dei medici. Una persona come De Donno, un applauso al dottor De Donno, perché sono stanco di vedere persone splendide come lui e venendo da Palermo come Falcone e Borsellino lasciati soli e fatti morire e poi facciamo le marce per la solidarietà. De Donno aveva capito prima di tutti il plasma iperimmune. In 48 ore le persone uscivano dalla rianimazione. Il plasma iperimmune non ha un costo. Dal plasma iperimmune i dottori lo dicono, non io, non mi voglio sostituire a loro, perché oggi siamo nella società dei tuttologi. Gli anticorpi, i monoclonali, ma quelli hanno la memoria, quelli ti curavano definitivamente. Oggi invece no, se non le case farmaceutiche crollavano. E allora il dottor De Donno decide di suicidarsi. E non ho motivo di non credergli, però mi fa specie che un dottore che conosce farmaci, che potrebbe iniettarsi qualcosa nelle vene e morire nel sonno, decida di morire impiccato con spasmi e si impicca. E allora, signore, vi dico una cosa, io mi sto inimicando il mondo e dico sempre, tutti mi dicono, ma non hai paura che ti facciano del male o che lo facciano ai tuoi figli per fermarti? No, io ho la consapevolezza che se non mi muovo io, i miei figli sono condannati a morire e allora io darò la mia vita per i miei figli. Possiamo essere sordi tra di noi, ma andando a casa ce l'avete il coraggio di guardare i vostri figli e capire che domani arriverà un criminale a dire che dai 5 ai 12 anni si infettano e quindi li dobbiamo vaccinare? Ma io dico, signori, questa io voglio oggi che sia una piazza Sivax, non Novax, perché io quello che dico è due condizioni per un vaccino: che non vi sia nessun'altra via di scampo al di fuori del vaccino, e penso di parlare ragionevolmente che così non è, perché di terapie ormai ne abbiamo a mai finire e di medici pronti ad adoperarle ne abbiamo a mai finire. Seconda, che sia innocuo, risolutivo ed efficace. E penso che nessuna di queste tre categorie oggi la narrativa scientifica sia in grado di dire. Noi oggi vediamo trasmissioni e sono stava, perché io non le permetto di dire questo. Una domanda: ma chi cavolo sei? Ma cosa ne capisci che tu dici a me se parlo o non parlo? Siamo in mano a una stampa corrotta. Conte ha dato 50 milioni di euro e tra gli altri 20 milioni. Perché ormai la verità assoluta in Italia si chiama Bassetti, Burioni, Galli, Pregliasco. Fine! Non ho nulla contro queste persone, però io quello che dico è, in un tribunale un giudice deve dare la parola all'accusa, ma poi la deve dare alla difesa. Si chiama contraddittorio. A noi non ci fanno parlare, allora una domanda, cogito ergo sum, per quale motivo, se loro sono sicuri del fatto loro, non ci danno la possibilità di un contraddittorio pubblico, dal momento che io gli ho menzionato persone che sono luminari della scienza, della medicina, premi Nobel, che vorrebbero interloquire con loro per dare un'altra soluzione? E allora, signori, cos'è, una velata dittatura? Ma io vivo in Italia perché questa
era una repubblica democratica fondata sul lavoro, oggi è diventata una repubblica fondata sul Green Pass e sulle coercizioni, e io non ci sto. E adesso, signori, io vi chiedo una gentilezza, abbiamo fatto noi un modulo, perché cominciamo da noi, quello che io farò, io porterò forze dell'ordine, medici ed avvocati a Montecitorio, e avrò bisogno del vostro supporto, ma in questa piazza, come in tutte le altre, io non voglio un messaggio di odio, io voglio un messaggio di speranza e di amore, ma di determinazione. Perché non vuol dire che se siamo brave persone siamo dei fessi, e se invece gridiamo e siamo duri e minacciosi siamo bravi. No! Ricordatevi che l'acqua che fa danno è quella che cammina sotto, non quella che si vede fuori. E noi dobbiamo avere la forza di rimanere uniti e compatti e di obbligarli a venire allo scoperto, signori. Grazie per la vostra attenzione. Ora vi chiedo solo e lascio la parola agli altri, scusatemi. Troverete un modulo, andate nelle caserme, nelle questure, ovunque a dire: siamo venuti a conoscenza di qualcosa che ormai è di dominio pubblico, vogliate indagare. Sapete perché, signori? Non perché il poliziotto della questura o della caserma o carabiniere ne abbiano le competenze, ma perché questo farà in modo che la cosa diventi sempre più virale, farà in modo che quella parte di magistratura corrotta, e non dico che siano tutti corrotti, ma che forse ne oggi sia predominante, non potrà più insabbiare. Quindi dobbiamo renderle di dominio pubblico e farle diventare virale. Grazie a tutti voi, signori. Un grande applauso a Cisco Orlando, Napoli, un grande uomo, 18 mesi su tutti i palchi d'Italia. Grazie, Cisco. Allora, la cosa è certa che il Green Pass sta creando una confusione pazzesca, e molti di voi siete costretti a confrontarvi con i datori di lavoro, a scuola e via dicendo. È stato composto un gruppo di avvocati che si chiama SOS Avvocati. Adesso l'avvocatessa Veronica Chiarappa, della quale è il sito dove voi potete collegare e avere le informazioni. Aspetta, che me ne va. Allora, innanzitutto qui io parlo in piazza per la prima volta a tante persone, ho parlato la prima volta ad aprile a Piazza Dante, che la situazione non era brava ragazza, quella attuale. Brava ragazza. Ci si lamentava della mascherina, mi ha chiesto di te, ma Ciro non lo vedo. Andare insomma a fare viaggi. La situazione poi è diventata molto più preoccupante. Comunque ho smontato molti castelli. Faccio parte di un gruppo che si chiama SOS Avvocati, che è stato in prima linea, in trincea, dall'inizio di questa pandemia, o come la si può definire, questa presunta pandemia, si dice a volte, in diritto. Siamo da marzo, in effetti da marzo del 2020, a combattere in prima linea. Noi avvocati siamo comunque, stiamo assistendo le persone, stiamo ascoltando, stiamo consigliando come muoversi nel quotidiano, perché i problemi sono tanti, e cerchiamo di assistere ogni singola persona, ogni singolo individuo, perché ogni individuo ha un problema particolare, ha una situazione, ci sono situazioni di fatto differenti le une dalle altre. Adesso il problema convincente è questo super green pass. Allora, questo super green pass praticamente che cosa prevede? Penso che lo sappiate. Il Green Pass è obbligatorio per tutti i dipendenti pubblici e privati, quindi non si accede al luogo di lavoro senza il Green Pass. Questa è naturalmente una bozza di decreto, ma ormai sarà questo, insomma, il mainstream ne sta parlando da giorni, però attualmente il decreto legge non c'è ancora in Gazzetta Ufficiale, controllato proprio oggi, non c'è il decreto legge, però la sostanza è questa. Quindi siamo arrivati a ricorrere questi decreti legge di questo governo, che ci stanno praticamente, siamo veramente allertati, perché c'è una normativa veramente frenetica. Allora, questo super green pass, vediamo di capire, cioè, giustamente, che cos'è il decreto legge? Probabilmente viene emanato perché c'è una emergenza sanitaria.
qui tutte le restrizioni relative al Green Pass prevedono la scadenza del 31 dicembre, cioè non il 31 dicembre dovete uscire dall'emergenza sanitaria. Che cosa avverrà? Voi pensate che usciremo dall'emergenza sanitaria? Esattamente. Allora, l'emergenza sanitaria è prevista da una legge della protezione civile. Allora io non voglio essere pessimista, ma pensate che questi si fermino dinanzi alla legge della protezione civile e non provino questo stato di emergenza. Io ho i miei dubbi, però comunque possiamo sempre sperare che le cose migliorino. Siamo sì, certo, il nostro bravo governatore. E allora, qual è la razza della norma? Noi parliamo di razza della norma, cioè ogni norma deve essere ragionevole. Cioè per essere approvata la norma deve essere ragionevole. Che significa? Qual è la razza? Allora, noi abbiamo ascoltato il nostro bravo ministro della pubblica amministrazione Brunetta. Che cosa ha detto? Che cosa ha detto in conferenza stampa? Ha detto: noi vabbè, abbiamo approvato questo super Green Pass perché il nostro obiettivo è quello di raggiungere l'immunità di gregge, cioè l'immunità di gregge. Ma vi rendete conto che non esiste l'immunità di gregge? E stanno ancora ritornando sull'immunità di gregge, quando in effetti attualmente il tasso di vaccinati riporto praticamente i dati del report settimanale del generale Figliuolo, il tasso di persone vaccinate, di popolazione vaccinata, che ha un'età superiore ai 12 anni è del 75,5%, cioè se veramente l'immunità di gregge esistesse l'avremmo già raggiunta. Che significa? Che l'immunità di gregge non esiste. Perché? Perché in effetti ci sta uno studio già pubblicato nel marzo del 2021 su Nature, in cui si affermava che l'immunità di gregge praticamente è impossibile da raggiungere, perché le nuove varianti cambiano l'equazione dell'immunità di gregge, poiché l'immunità dovrebbe non durare per sempre, e soprattutto perché i vaccini non prevengono la trasmissione. Cioè, pertanto, se i vaccinati sono contagiosi, il Green Pass diviene un istituto giuridico illegittimo. Noi se i vaccinati sono contagiosi, è illegittimo, e quindi viene detto proprio il principio di ragionevolezza e di proporzionalità della legge, perché si fonda su un'immunità di gregge che non si può raggiungere mai. Ma poi 75,50, che cosa vogliono raggiungere? Qual è il loro scopo? In tutti i paesi europei, siamo uno dei paesi che ha il cui tasso di vaccinazione maggiore: Spagna, Danimarca, Norvegia, Svezia, hanno tutto un tasso uguale inferiore a quello italiano, e non ci sono restrizioni di nessun tipo. C'è qualche restrizione, però in Spagna, ad esempio, in Spagna è stato dichiarato incostituzionale il Green Pass perché hanno adito i tribunali regionali, e quindi questo è il problema fondamentale. È necessario adire i nostri tribunali. Allora, ci sono ora adesso il problema che si muore è un altro. Tra i dipendenti pubblici ci sono i magistrati. Adesso tocca a loro. Vediamo se che cosa faranno. Come i politici. Questa normativa. Se prenderanno posizione. Adesso sono coinvolti. Saranno esonerati. La Corte Costituzionale, perché tutti gli altri, Draghi che cosa ha fatto? Ha invitato Parlamento, tutte le istituzioni, Parlamento, Presidente della Repubblica, Corte Costituzionale, ad adeguarsi alla Green Pass, che significa che loro devono regolamentare, perché loro sono delle istituzioni, quindi devono, con il procedimento di autodichia, significa praticamente che loro devono decidere autonomamente come adeguarsi al Green Pass. Allora il nostro bravo Draghi ha stabilito un mese quindi per questo adeguamento. Infatti il Green Pass entrerà in vigore dal 15 ottobre. Ci sono dei parlamentari che hanno fatto delle osservazioni, hanno detto: va bene, allora se adesso il Green Pass verrà esteso anche ai parlamentari, noi come parlamentari possiamo adire la Corte Costituzionale e chiedere una pronuncia sul Green Pass in via principale, perché i parlamentari possono rivolgersi alla Corte Costituzionale in via principale
principale e quindi possono chiedere una pronuncia al medico e noi siamo, speriamo che questo avvenga. Comunque, ritornando, non voglio mettere troppo populista perché ci sono altri interventi, in ho paura dei. Bellissimo questo il nome di questa manifestazione, prego. Voglio dire semplicemente che, ok, il vaccino non prevede una trasmissione, ma comunque permette di non andare in terapia intensiva. Permette di non andare in terapia intensiva. Noi siamo i democratici, siamo i democratici, ecco. Io ho dato parola a un ragazzo perché pensavo volesse fare una presentazione. Vabbè, comunque è sfida. Prego, altro signore per fare una presentazione. Non la facciamo. Allora, no, aspetta signora, no, chiudiamo. Allora, aspettate un attimo, fatemi terminare e poi rispondiamo alle domande, d'accordo? Facciamo così. Ok, non posso togliere tempo alle altre persone. Noi abbiamo finito, sì, dopo vi do il sì. Allora. Allora, adesso l'avvocato vi darà il sito, se avete domande vi daranno le risposte, se vi serve una consulenza pagate e via dicendo, punto, andiamoci domani. Allora, vabbè l'assistenza la diamo a tutti, la risposta alle mail. Ma l'hanno interrotto, però questo è un problema, io gliel'ho data la parola. Scusate. Certo, quale competenza scientifica ha per dire queste cose? Lo facciamo parlare, sicuramente. No? Allora. Certo, però il problema è che la competenza scientifica di questo ragazzo non siamo qui per un pur parler, qua siamo per dare delle competenze scientifiche. Assolutamente, il suo punto di vista è... Certo, ma noi diciamo quello che ha detto lui. Lui ha sostenuto che secondo il suo punto di vista e secondo il mainstream, attenzione, la terapia, i vaccinati non vanno in terapia intensiva. Vi ricordo che in Israele, il paese che ha la più alta vaccinazione al mondo, le terapie intensive sono piene di vaccinati e questo è un dato di fatto, non è una teoria. Scusate, non è un interlocutorio questo qui, sappiate. Allora, l'avvocato deve concludere, per favore. C'è una scaletta e rispettatela. Vai, dai l'indirizzo, scendi da qua. Fatta calci. Volevo comunque concludere il mio discorso e innanzitutto invitando le persone a non avere paura, non avere paura della malattia, non aver paura però delle istituzioni che ledono i diritti, non dovete avere paura, però dovete avere il coraggio di decidere a che cosa volete rinunciare. Ciascuno di noi deve fare dei sacrifici. Io sto sacrificando il mio tempo, io comunque anche da cittadina e da mamma sto lottando all'interno delle scuole. La figlia di 7 anni va in classe e non tiene la mascherina, mia figlia è l'unica a non mettere la mascherina e io le domando di giorno, mamma, ma ci sono altri bambini che seguono questo esempio? No mamma, nessuno mi segue, ma io tengo giù la mascherina e questo io combatto all'interno della scuola, non ho paura del dirigente. Io ho fatto causa al dirigente scolastico in qualità di mamma, prima di questa, indipendentemente da questa pandemia, non avevo paura, pure mia figlia è stata frequentata, non era stata ammessa in quella scuola, io ho fatto ricorso al TAR, mi hanno dato ragione, mia figlia non ha avuto paura di quello che poteva succedere, la mia frequentata è andata benissimo, non dovete avere paura dei dirigenti, dei poteri istituzionali, se chiedono i diritti dovete avere il coraggio di fare dei sacrifici. Il tutto, una speranza ce l'ho, l'unica speranza, l'ultima cosa. Voglio concludere con citandovi, non so se lo sapete, il presidente della Corte Costituzionale che è stato nominato nella
dicembre 2020 è napoletano e si chiama Giancarlo Coraggio. Allora, Giancarlo, io già lo dissi a una piazza, Piazza Dante, nell'aprile del 2021. Questo presidente della Corte Costituzionale ha nel gennaio del 2021 si esprimeva in questo modo. Ricordatelo, la salute può avere limiti? Mi piacerebbe rispondere no, la salute non ha limiti, ma farei un'affermazione sbagliata. In tutti i paesi, compresa l'Italia, il diritto alla salute si deve confrontare con gli altri diritti fondamentali. Non esistono diritti tiranni, diritti che prevalgono incondizionatamente sugli altri. Si pone sempre il problema di trovare una proporzione ragionevole e proporzionata tra i vari diritti in gioco. D'accordo? Quindi, un presidente della Corte Costituzionale, che cosa deve dire? Bisogna soltanto trovare un giudice che si rivolga a questa Corte Costituzionale, che non si è ancora espressa, e magari il riscatto nascerà proprio da un presidente della Corte Costituzionale napoletana, nascerà da qua il riscatto. Grazie a tutti. Allora, vi lascio il mio canale Telegram, però adesso abbiamo tutto il canale Telegram, si chiama SOS Avvocati. È un team di persone, insomma, che hanno appunto, fanno sempre lavoro, sono sempre state, tra cui c'è molta affinità di ideali, e niente, iscriveteci e possiamo aiutarvi se avete bisogno. L'email è soccorsoavvocati@gmail.com. Grazie a tutti. Vogliamo ringraziare l'avvocato. Adesso un po' di relax sulla scia della tradizione napoletana delle maschere del mafie. Se hai bisogno di una cosa fondamentale, è un atto contro la legge. Nicola, chiama buongiorno. A Ciro. No, Sacciolè. A che posto sta Sacciolè? Gmail.com. Ma lo devo caricare stasera, non lo carico adesso. PCN. Avvocato, vogliamo un pochino di attenzione anche noi, non ci abbandoni. No, ci stanno delle mamme che vogliono parlare con lei. No, se non si sveglia. Ma che cosa?
Affermazione molto importante, ha citato il procuratore generale Coraggio, il dottor Coraggio. Dal suo punto di vista è un atto di remissione, di un grido di allarme? La sua affermazione è stata molto significativa, allora, quella del dottore intendo. Signori, un amico della piazza di tutti sabato alle ore 18. Il presidente del popolo che sta segnando che sta facendo la faccia, Giovanni Mostarella. Il giornale con voi, con i nomi,
giornale di conformazione, un giornale di mestiere. Quindi ha fatto questa osservazione, Presidente. Effettivamente, ha voluto lanciare... Come va accolta? La mia domanda è questa. Come va accolto questo messaggio? È un grido di allarme? È un atto di paura? Come va letto? È stato un messaggio alle persone nel periodo in cui c'era una grave limitazione di diritti diversi da quelli dalla salute. Vorrei ricordarvi il terzo verso di una telepresenzia di Quasimodo, comunque limitato, che è stato segnato, però nessuno ha avuto la raccolta perfetta. E noi siamo tenuti a lasciare un segno, ognuno di noi. Il lavoro dei tribunali regionali è stato praticamente azzerato, perché i tribunali regionali hanno una fortissima influenza rispetto all'attività della Corte Costituzionale. Poi ci sono dei colleghi che hanno promosso delle azioni rivolgendosi al TAR, hanno adottato delle strategie difensive. Però io penso che ci si deve rivolgere ai tribunali, per gli altri, anche per coloro che non hanno il coraggio di studiare. Qui stiamo aggregando a Napoli, fondamentalmente ci diciamo le cose tra noi, tutti quelli presenti in piazza, quasi tutti fanno tutto, vedi come sono delicati. Quindi nelle commissioni lavoro? Esatto, se ci sono delle lì come istituto, a torto, viene condannato anche alla pagamento delle spese. Un suggerimento, un consiglio e poi il sito ai nostri lettori. Allora, innanzitutto come comportarsi a fronte di una sospensione? La sospensione dal lavoro, certo. La sospensione dal lavoro deve essere naturalmente, c'è un iter prima di avere una sospensione, deve essere seguito un iter procedurale da parte del datore di lavoro. Ora naturalmente ci sono le situazioni differenti, siamo nell'ambito, io penso nell'ambito scolastico, nell'ambito della sanità. C'è una procedura, innanzitutto se non viene rispettata quella procedura, il procedimento in pigiama e per sospensione è il lavoratore come risale, come fa a sapere che la procedura è stata dell'avvocato? Non so se siete al corrente di quella sentenza del Tribunale di Milano in cui c'era un errore, cioè dall'altra non è stato il datore di lavoro che ha e non può essere neanche ripetuto, perché una volta che nulla è nullo. Ascolti, sito, email e se può anche un numero di telefono. Allora, a chi bisogna rivolgersi? Sì, allora, io faccio parte di un team che si chiama s.o.s.avvocati. Questo su Telegram, molti non hanno Telegram. Noi abbiamo lavorato prima, insomma, di costruire questo canale, però abbiamo... Vabbè, noi ci conosciamo, io so come raggiungerti, voglio dire. Insomma, quindi lavoravo attraverso contatti via chat, via WhatsApp. C'era istituto questo gruppo la sedazione, e c'è l'indicazione della mail, la mail è su questo avvocati. Grazie. Vabbè, ti ho lasciato anche il mio riferimento, qualunque cosa sentiamo. Grazie. Qualche decennio fa. Ciao, buon lavoro. Non avrebbero potuto tenere a pieno questa sana aggressività, perché di fronte alle situazioni illogiche dove si viene umiliati, perché noi stiamo subendo un'umiliazione, o almeno un tentativo di umiliazione, a questo punto siamo chiamati in guerra. Non è una guerra tra le bombe e tra i proiettili, ma abbiamo, come detto all'inizio, la fortuna di ritrovarci, la possibilità di noi di essere militari. Siete per marire la gente, stasera mi do la ragione, ma faccio tutto. Non dovete concedere niente. Stress organico,
questa è una scaletta. Stanno cercando di provocare un fenomeno psicosociale che si chiama apatia dell'astante. Significa che ognuno di noi pensa che si deve muovere prima un altro e non si muove nessuno, si genera l'idea che o la situazione è molto grave o che agire può essere pericoloso. Ma più pericoloso di non potersi più guardare allo specchio, perché questa storia non finirà. Non finirà, non è che io faccio adesso un buono e questi mi risparmieranno. Avanzano con assurdità, con una... dati di fatto che io mi vergogno pure, non voglio stare qui a vederlo, se voi ne sapete più di me, perché ormai siete stati costretti ad approfondire, quelli che stanno qua. Hanno una cultura infinita, che... una cultura che può fare annichilire qualsiasi stupido medico. Qualsiasi ottusa macchina che circola con la prosopopea di conoscere cosa dobbiamo fare, e vi dico solo questo. Tanta gente che ha patologie autoimmuni si reca dal proprio medico curante per avere l'esenzione. Il medico curante dice che non può fare l'esenzione, anche che si deve vaccinare. E quando gli si chiede, allora la sua responsabilità, dice che non può prendere. E vogliamo cominciare a denunciarci, dottore. Cominciamo a denunciarci, perché davanti a un tribunale, davanti a un tribunale, non possono negare che qualsiasi vaccinazione, anche la migliore, altera lo stato infiammatorio della persona, che si è già elevato sul piano, e si sa dal 1980 dagli studi di Pietro Dotti. Se una persona ha già uno stato sviluppato per l'infiammatorio, per motivi epigenetici, l'eredità,
perché ha avuto una gravidanza difficile, perché ha avuto un attaccamento intimo con il fatto perché si è sentito male, perché ha respirato per le generine, perché ha usato tutti i farmaci che non sono stati lavorati, perché si è vaccinato in maniera corretta, ha già un tanto disastrato. Anche se arriva il vaccino fatto dal padre, è finita. Può essere la goccia che potrà toccare il padre. Quindi, qualsiasi vaccinazione può avere senso soltanto se c'è una malattia altamente mortale. Questa malattia è stata resa mortale negli ospedali, nei protocolli che hanno deciso di applicare ventilazioni polmonari su persone che avevano una polmonite o una normale influenza che andava trattata con farmaci e aspettando che il medico reagisse. I ventilatori polmonari io posso parlare cos'era? No, mi dispiace perché avevo le mani occupate, scusami, io volevo capire cos'era. Va bene. Io ho gli audio che ho messo in circolazione e me ne parlano continuamente. Quindi non esiste nessun virus letale, altrimenti questa aggregazione dovrebbe trovare dopo 15 giorni in megatombe e quindi non può esistere nessuna imposizione, anche se tutti con la conoscenza non imposti. Quindi noi adesso non abbiamo più nulla da perdere, se non la vita e la dignità. Dobbiamo soltanto reagire. La reazione individuale, sempre composta, aggrappandoci alle leggi che ancora ci sono, ferma, una reazione ferma che induce anche gli altri a reagire, perché sennò soltanto con le piazze non ci facciamo niente, dobbiamo agire anche un po' come detto da kamikaze. In qualsiasi circostanza saremo un modello anche per i giovani che purtroppo vedo sempre più appannati. Negli anni 70 bastava un professore che diceva qualcosa che non andava, volavano i banchi dai balconi. Oggi camminano mascherati e pensano che tu sia un invasato volendo restituire loro la libertà. Quindi io vi esorto a non pensare che avete qualcosa da perdere, perché se calate la testa e mettete la coda tra le gambe, il vostro corpo stesso vi punirà, le vostre cellule si accaneranno contro di voi, per cui ci conviene lottare e vedrete che vinceremo. Vi saluto e vi ringrazio. Un'amica, una compagna, si alza alle 4 di mattina, si fa il culo tanto, ama la giustizia, lotta per il popolo, buttata via dal cielo, un demone, Serena Tagliaferri. Buonasera Napoli, siamo di nuovo qua. La prima cosa che voglio dire, e ci tengo a dirla, i miei figli per metà sono napoletani, ecco perché vengo sempre a Napoli, perché la metà del mio cuore è napoletana. E a questa città io ci tengo, più di ogni altra città in Italia. A Torino abbiamo fatto accendere in una notte 10.000 lampadine, 10.000 luci di persone libere, per cui questa sera voi avete già il vantaggio su tutti gli altri che non sono scesi in piazza. Voi siete liberi e siete qua per la libertà dei vostri figli, perché avete avuto il coraggio di metterci la faccia, avete il coraggio di lottare per i vostri figli, perché i vostri figli sono il nostro futuro, i nostri figli sono il nostro futuro. Ed è questo che Napoli deve capire, noi non scendiamo in piazza per noi, noi scendiamo in piazza per il nostro futuro. Per cui a tutti quelli che questa sera sono qua in piazza, la prossima volta invitate 10 persone e chiedete a quelle 10 persone di invitarne altre 10. A Torino abbiamo fatto così e ha funzionato, ha funzionato. Quando venite nelle piazze accendete i cellulari e fate le dirette, perché la vera informazione siete voi stessi, sono i vostri cellulari, imparate a usare i canali streaming, il vostro telefono deve essere la vostra voce, accendete sempre le dirette, parlate con gli amici e ditemi ci vediamo in piazza per il futuro dei nostri figli, perché il futuro del nostro successo, per la nostra libertà, sono i nostri figli. E l'unica cosa che abbiamo pensato per poter finalmente unire anche Napoli,
Napoli è di aprire un canale Telegram dove tutti quanti potete avere le informazioni e le risposte. E solamente per Napoli abbiamo un blogger a livello internazionale e ve lo voglio presentare, Arnaldo Sali qua sopra. Ragazzi, un grande applauso perché sono i blogger che fanno informazioni e grazie a loro che la vera informazione di piazza comincia a diffondersi, non grazie al giornale. Lascio la parola a lui perché sicuramente sul canale Telegram ne sa più. Grazie Arnaldo. Due parole su questo, su questo signore. Questo signore qua ha un canale che si chiama Finanza sul web, in cui veramente spazia su tutte, su tutti i su tutte le angosce che ci stanno rovinando la vita in questo momento. Lui ha un grande canale, andatelo a vedere, parla di politica, parla di, anche di sanità dal punto di vista non totalmente medico, perché totalmente non è medico, parla di tante cose e spesso volentieri, anzi sempre, dice la verità, si confronta con altri personaggi e dice delle grandi cose. Lui è Arnaldo Vitangeli. Grazie, grazie. Grazie. In realtà non siamo noi l'unica informazione, siete voi, come diceva Serena, ogni telefonino potenzialmente è un virus di consapevolezza, è un virus di conoscenza. E sarò telegrafico, e a proposito di telegrafo, vi prego di iscrivervi, di scaricare Telegram se non ce l'avete, e di iscrivervi a questo canale che si chiama O Cuore e Napoli. Non ho pronunciato malissimo. E noi dobbiamo essere prima di tutto consapevoli di una cosa, che siamo in guerra. Noi non lo abbiamo voluto, questa guerra ci è stata dichiarata. Il governo di Mario Draghi, un governo di un banchiere non eletto da nessuno, chiamato a guidare l'Italia da forze politiche che avevano chiesto il voto contro le banche, contro le tecnocrazie, contro i poteri forti, e che ha dichiarato guerra con questo super green pass a milioni e milioni di cittadini italiani che liberamente hanno scelto di non sottoporsi a quello che a tutti gli effetti è un trattamento sperimentale su cui danni a medio e lungo termine non sappiamo nulla, mentre su quelli a breve termine lo sappiamo, tanta gente è morta, e che è inefficace perché ci dicono che ci immunizza, mentre non è vero. Ci dicono che evita le terapie intensive. Il ragazzo di prima che cosa ha detto? Fate il vaccino, così non potrete andare in terapia intensiva. Allora qualcuno ci deve spiegare come mai in paesi come Israele, in paesi come la Gran Bretagna e in proporzione come la stessa Italia, dove la maggioranza assoluta della popolazione è vaccinata, non solo i contagi non sono scomparsi, non solo le terapie intensive non sono vuote, ma stiamo molto peggio dell'agosto scorso. Allora non si può pisciarci in testa e dirci che sta piovendo, e a quelli che dicono no si dice che siete complottisti, che siete populisti, che credete alle fake news. Quando il racconto dei media si è contraddetto su tutto costantemente, andate a vedere nei giornali di qualche mese fa, dicevano che una dose bastava per risolvere il problema, poi hanno detto che le dosi era meglio che fossero due per avere la certezza. Adesso sono tre e stanno dicendo che servirà la quarta. Questa storia non finirà mai fino a quando noi non la faremo finire, perché gli interessi economici e politici dietro questa storia sono immensi. Il nazismo nella sua prima fase ha conquistato e dilagato l'Europa, sembrava non avere nessun tipo di presa. Poi però è il colonnato popolare di resistenza, e questo che c'è in questa piazza, come nelle altre piazze, è un popolaio di resistenza.
E come è stato per il vecchio nazismo, anche questo nuovo nazismo si scontrerà a breve, io spero, con una rivolta di massa. E mi auguro che quelli che oggi sono in televisione a pontificare, domani saranno nei tribunali a rispondere come i nazisti che loro obbedivano agli ordini. Grazie. Grazie a Aldo. Che dire? Ragazzi, iscrivetevi al canale Telegram, perché è veramente importante, perché è un canale Telegram che convoglia tutte le persone della piazza di Napoli. Ad oggi è una comunicazione pazzesca, incredibile. Noi in una sera a Torino ci siamo iscritti in più di 1000 persone. Qua adesso siamo quasi a 100 persone in un quarto d'ora. Ve lo chiediamo per favore, iscrivetevi nel canale Telegram. Sembra una sciocchezza, ma non lo è, perché là avrete le informazioni e cominceremo a dare qualche risposta. Io questa sera l'unica cosa che voglio e ci tengo a fare per la piazza di Napoli è farvi sentire, mentre vi iscrivete al canale, un pezzettino delle parole di una canzone, ma realmente vi chiedo, soprattutto voi mamme, ascoltatela con cuore. Signore di Napoli, questo è il signore, è la pura verità. E allora, se sapete fare tutte queste cose, fate una carezza questa sera ai vostri figli mentre dormono e domani tornate su queste piazze per i vostri bambini, signore di Napoli, perché siete signore con la S maiuscola e sarà sempre un onore per me essere qua in questa città. Accendete le luci dei vostri cellulari, Napoli, illuminate la vostra città, siete esseri umani, liberi, nessuno può spegnere le luci della vostra libertà, nessuno può negarvi di essere umani liberi. Accendete i cellulari, Napoli, accendete tutte le luci e fate sempre brillare la vostra città, non ve lo dimenticate mai, e tutte le sere date un bacio ai vostri figli e fategli una carezza, perché tutto questo lo state facendo solo per il loro futuro. Napoli, non smettete mai di brillare. Sergio Angrisano, su Facebook me la devi chiedere. Sergio Angrisano 2. Allora, la metto prima su YouTube. Sergio Angrisani. Sta cercando di raccogliere, sta raccogliendo in realtà più o meno 100 associazioni che stanno cercando una quadra sul programma, sulla base insomma di quello che ci sta a cuore tutti i membri. Quindi anche il Dopo Ora Dei appoggia questo tipo di attività e ce ne parla stasera Ciro Silvestri. Grande Ciro! Allora, è complicato dopo tanti problemi prendere la parola e dire qualcosa di una costruttivo che possa determinare una piazza. Voce, voce. Intanto devo ringraziare il Dopo Ora Dei, che
veramente con pazienza, ci stanno applicando, hanno dato il loro contributo per combattere questa piazza che si sta dimostrando molto complicata, anche tenere gli equilibri tra le varie forze all'interno della città è un fatto complesso. Si registrano sempre qualche lavatura, purtroppo già paghiamo lo sconto complessivo tutti quanti di rivolgerci più al digitale che alla realtà. Uno dei grossi problemi del nostro tempo è proprio quello che il nostro dissenso, la nostra protesta viene svolta sui social. Niente di più sbagliato, perché quello è uno strumento del potere che ci è stato dato per appagare il nostro desiderio di sentirci dei rivoluzionari. Ma rivoluzionari di che? Che ci rivolgiamo ad una realtà virtuale. La piazza è quella delle persone fisiche, è questa. I like, le condivisioni non servono ad un accidente, serve la partecipazione, non più la delega, perché è questo che il potere sta facendo. E se non riusciamo a capire che sì, vanno bene la controinformazione, io faccio anche un giornalista, va bene la controinformazione, ma non è attraverso quello che riusciamo a mettere in crisi il potere. Il potere lo si mette in crisi quando sente il fiato sul collo, perché bisogna stabilire l'unico strumento di approvazione delle leggi, che è quella che passa attraverso l'approvazione del popolo sovrano, e il popolo siamo noi. Non ci sono DPCM, non ci sono decreti leggi, non ci sono leggi che possono essere contro la volontà del popolo. Ma se il popolo continua a rimanere a casa, legato nel digitale o a seguire le solite proteste da spettacolo, da show, noi non usciamo da questo incubo, ve lo dovete mettere in testa. Pensare che in una famiglia ci sta già qualcuno che si impegna in queste battaglie, dice tanto ci pensa lui, non è così, portate anche i bambini perché stiamo combattendo anche per loro, portate i vostri genitori, è una battaglia che riguarda l'intera società. Sapete perché sono arrabbiato ultimamente, nelle ultime settimane, lo sto dicendo in tutte le occasioni, la nostra terra da sempre è stato motivo di orgoglio nelle rivoluzioni. Vi parlo delle origini, durante la Repubblica Romana Spartaco ha combattuto in questa terra la ribellione degli Scati, la terza guerra degli Scati, è partita dalla Campania al Vesuvio, sul Vesuvio romano, sul Vesuvio. Spartaco non ha vinto la sua battaglia, però la schiavitù è finita. C'è stato un altro episodio nella storia del nostro paese. Bene, l'unità d'Italia, benissimo. Le etichette hanno sempre funzionato per il potere. I nostri patrioti li hanno definito briganti. Erano briganti. Grande! Grande! Ma ancora oltre, vi chiedo, vado soltanto le giorni per dire qual è la rabbia che abbiamo dentro. L'unica città d'Italia che è partita senza nessun ausilio militare e che si è liberata dall'oppressione nazista è stata Napoli con i suoi eroi. Allora vi faccio un invito, da stasera in poi, ognuno di noi si deve sentire Spartaco, si deve sentire brigante e si deve sentire eroe. Soltanto così sconfiggiamo la dittatura. Mi avvio alla conclusione per dirvi un'altra cosa. Mi sto occupando anche di un sindacato, il FISI, che si occupa di tutelare in questo momento sanitari e docenti oppressi dall'obbligo vaccinale. Chiunque avesse bisogno di tutela legale, di supporto, anche di contrasto, a volte anche soltanto di conforto, si può rivolgere a noi tranquillamente e vi rispondiamo sempre. L'ultima cosa, domani mattina una delegazione di giovani del Fondo del Dissenso ci recheremo presso il Duomo di Napoli in occasione delle celebrazioni del miracolo di San Bernardo per consegnare una lettera al Cardinale di Napoli e per dirgli che noi non ci pieghiamo al Dio vaccino. Bravo. E casomai possiamo affidare soltanto le nostre vite ad un concetto di fede, ma non siamo assolutamente disposti a piegarci al Dio vaccino come si stanno per tutte le parti. E anche la Chiesa che bravo, ha professato per millenni la sacralità del corpo ci deve aiutare in questa battaglia di salvaguardia delle vite umane. Ultima questione, vi saluto. Sabato prossimo, come vi diceva l'amico prima del Cardinale Olivier, a Roma ci sarà una grande mobilitazione nazionale, oltre 50.000 persone che sono frutto dell'impegno di 100 associazioni d'Italia.
andremo a Roma per dimostrare il nostro dissenso e farti capire che non siamo così pochi come loro pensano. Siamo un'intera popolazione, siamo il 30 e il 40% forse del popolo italiano, alle 15 in piazza San Giovanni, in piazza San Giovanni. Siamo il 40% di questo paese, milioni di italiani che non ci stanno a questa dittatura. Buonasera. Bravo! Allora, mi raccomando, segnatevi l'appuntamento di sabato prossimo a San Giovanni, è una manifestazione importantissima. Per dare ancora valore a questo lavoro che è molto importante, abbiamo adesso Guido Cappelli, docente universitario, anche lui fa parte del fronte del dissenso, e lascio lui la parola. Prego, Guido. Buonasera, mi fa molto piacere essere con voi. Sono rimasti un po' tra amici, certo, una manifestazione è stata intensa, anche io ringrazio gli amici di La Paura Neri e vi dico perché sono preoccupato in quanto docente universitario, in quanto padre, in quanto cittadino. Sono preoccupato per una cosa che qua è risaltata molto, che è la condizione autoritaria di fronte alla quale ci troviamo. È un'involuzione autoritaria che non c'è esitazione a chiamare qualcosa di inedito dai tempi del fascismo. È dai tempi del fascismo che non c'erano passaporti interni. Ricordo una pagina di Ignazio Silone in Fontamara, dove un personaggio commenta la necessità che ha introdotto il governo monarchico del nord, che viene a dire ai contadini ci vuole un passaporto per andare a Roma. Ma come un passaporto per andare a Roma? E allora altri personaggi prendono in giro come se fosse il popolino che sta parlando, e invece loro avevano capito che si stavano cominciando a mettere nella società una serie di barriere, una serie di chiusure, una serie di condizioni per esercitare diritti che sono naturali dell'essere umano, e invece tu devi presentare un documento per poter esercitare i tuoi diritti. Che cos'è questo? È una forma di fascismo. Vogliamo chiamarlo fascismo 2.0, vogliamo chiamarlo autoritarismo. Mi accusano qualche volta di essere esagerato, di usare termini troppo forti, troppo violenti. E allora quando parlo di distopia, ma che cos'è questo se non un conato di distopia pre-totalitaria? E allora naturalmente per fare la nostra battaglia c'è bisogno veramente di tutti, ma proprio di tutti senza differenze. E allora io, come ho già fatto altre volte, mi invoco, supplico, imploro la condivisione totale di docenti, di studenti, nell'unione, vedo qua, nonostante l'ora, i miei studenti, tanti studenti, tanti giovani che piano piano si stanno venendo ad affrontare. Questo è il popolo, queste divisioni che vengono fatte in maniera artificiale tra il popolo e chi altro, che chi sarebbe il popolo? Il popolo è la unione trasversale di tutti i cittadini e le cittadine, di tutte le persone, delle persone, dei professori, degli studenti, degli impiegati, degli operati, delle persone che lavorano, del precario. Siamo tutti il popolo e dobbiamo agire con umanità. La politica tante volte disprezzata in certi piazze, in certi la politica non è lo scena di oligarchia che ci sta scontando. La politica siamo noi, si appiccicano la danza mia, si proprio può sapere, non ci credo, ma ci sono la vaglia, hanno parlato poco fa, hanno parlato a te, si è sicuro che si appiccicano tutti la vaglia all'organizzatrice, come si chiama questo? Facciamo faccio mettere in mezzo, perché la parola è cretina. Ma chi sa perché? Dicevano che a qualunque tipo di lavoro. Allora ecco, questo ci stacca. Guardate che questa è una cosa di una pericolosità.
perché il potere, l'oligarchia che abusivamente si chiama politica, ma che non è politica, perché la politica siamo noi, questo potere vuole la divisione orizzontale, vuole farci diventare tutti quanti poliziotti ognuno dell'altro, vuole attribuire poteri di polizia al singolo individuo. E io chiedo anche ai nostri amici, ai nostri fratelli delle forze dell'ordine di riflettere su queste cose, perché sono i nostri fratelli, non sono persone avulse dalle problematiche terrificanti che sta ponendo questa serie di misure distopiche che ci stanno presentando. Va bene? E quindi qual è la vera posta in gioco? Qual è la posta in gioco? La posta in gioco è il dominio sui porti, non è la salute. Ci stanno chiedendo di aprire, di squarciare il nostro corpo su indicazione, anzi su ordine di un potere tecnocratico, di sciamani che ci vengono a dire prenditi qualunque cosa mi utilizza, fosse pure che mi sentirò una vita, ma per forza, perché lo dico io, perché io sono un scienziato, e non funziona così, e dobbiamo dire che non funziona così, che il mio corpo è mio, e che le autorità e che le istituzioni devono prendersi carico della salute collettiva senza mettere le mani sui diritti naturali e inalienabili della persona e dell'individuo. È per questo che sono qua. Guardate, io non ho fatto politica attiva praticamente mai. Va bene, cari ragazzi, sono andato alle mie manifestazioni, ho fatto le mie cose, ma erano tanti anni. C'era sfiducia, c'era anche, forse faccio mia colpa, il senso un po' di tranquillità di dire va bene, ho risolto, ho lo stipendio, faccio le mie cose, parlo ai miei studenti. Ma è davanti alla gravità e all'eccezionalità di questa situazione, qualunque stato d'emergenza è lo stato d'emergenza democratico. Questo è lo stato d'emergenza, quel vero stato d'emergenza è la sospensione dei diritti costituzionali, è la trasformazione progressiva del paese in uno stato di polizia. Ma a chi giova tutto questo? Chiediamoci chi prova, a chi giova? Questo è quello che io chiamo distopia. Politica. Politica è, io non mi rivolgerò alla piazza da dove del voi. Voi dovete, no? Noi siamo la politica. La politica è la partecipazione, sono le centinaia di comitati che a Napoli si stanno sedendo insieme, mettendo da parte differenze, narcisismi, individualismi, personalismi, per un obiettivo comune, con magnanimità, con generosità, con prudenza, cautela, ma con energia. E lo voglio dire, vorrei vedere la prossima piazza tutti noi moltiplicati nella fiducia di questa unità e di questa unità di intenti. Vi giuro che ci stiamo provando in tantissimi, dedicando un sacco del nostro tempo e della nostra vita. Non come il CAP dei 5 Stelle, non come gli incontri sinti che facevano quei pagliacci che ci sono. Alla fine sono stati dei ragazzi, i nostri non sono i ricatti, i nostri sono gli incontri di cittadini e cittadine liberi che pensano con la propria testa e naturalmente sanno rinunciare a certe parti delle proprie condizioni per il vero bene comune, l'unico vero bene comune, il bene politico, il bene sociale, di riuscire a stare in salvo. È come tutto. Io ho vissuto tantissimi anni in Spagna, sono stato un cervello in fuga, non so quale cervello, ma insomma, un cervello in fuga. E allora in Spagna, quando la Repubblica doveva fermare nell'ultima battaglia il fascismo franchista militare che stava invadendo la Repubblica, si unirono al grido non passerà, non passerà, ed è il nostro grido, non passerà.
domani con pazienza, con intelligenza, con razionalità, si lotta con razionalità e allora si lotta sarà. Sono, se siamo mille, ci fermano, se siamo 10.000, ci bloccano, se siamo 1.000.000, tremeranno le città al nostro passo, si sono presenti, intelligenti, pieni d'amore, pieni di umanità, prima della vita. Perfetto, tranne due passaggi e poi di dritto. Libertà! Vedo Cappelli è un grande. Due appunti però te li faccio dopo. Sì. Buonasera Napoli. Giuseppe, Simone e Claudio, loro sono i vostri figli. Io direi che meritano un grande applauso. Grazie. E quello di cui andremo a discutere stasera magazzino TV Channel, appunto gli strumenti di propaganda di TV Channel il potere in questo periodo e appunto @gmail.com, ma io lo carico stasera, lo devo prima pulire. Più efficace che rimanda sempre alle scuole socratiche dei minori, appunto quella del culto di Megara del IV secolo, dove appunto veniva insegnato il paradosso che oggi stiamo vivendo, a parte la chiara situazione di instabilità e intolleranza, è soprattutto dei metodi specifici. Uno dei più famosi, che costituisce anche un modo per distrarre la popolazione che utilizza i media, sono appunto uno che viene chiamato così, la coda e scodinzo del cane. Sì signori, perché appunto così è un metodo per distrarre. E io nel momento in cui ho detto questa frase, voi avete subito immaginato un cane che scodinzola, ma in realtà è già questa la bugia, perché il cane ha scodinzolato la coda. E questi sono i metodi più vecchi studiati. Un altro molto importante è quello della finestra di Overton, che sicuramente avete sentito, avete letto da qualche parte. Ebbene, la finestra di Overton si occupa di passare da uno stato incomprensibile, o meglio inaccettabile, fino a uno probabile, se non necessario, e addirittura obbligatorio, con le conseguenti sanzioni per chi è dissidente e non l'accetta. E questo è il chiaro esempio del Green Pass. Ok? Un altro metodo molto famoso, che in realtà viene dal 1967 da Philippa Rutherford, questo è un esperimento in realtà, un esperimento di filosofia morale che si occupa appunto lo devo prima pulire, poi lo allargo un pochino, poi lo carico e te lo giro. Su cui sono presenti delle 5 persone legate con il treno che sta rispetto alla scaletta. Ebbene, in questo senso, dall'altra parte del scaletta, tu che hai voluto fare? Tu devi mettere la firma legata e poi in questo senso voi pensate, è chiaro, utilizzo la leva, lo spazio a un altro di noi, allora sono proprio ricchioni, la gente l'ha già capito che sei ricchioni. Non è magari troppo d'accordo, la rana bollita di Chomsky è ciao Gabriele, ciao, cioè l'acqua che si riscalda pian piano e la rana muore all'interno di quella pentola senza rendersi conto che l'acqua è stata diventata bollente. E questo è uno dei nostri amici che ancora non si vede rispondere. Se ci si navate in Alice. Anni dopo. Ah, no, no, è tutto si navate.